What did you say? Next team? Juventus. Allora ragazzi, fate una cosa. Fate tutto voi. Non servono più i giornalisti, non servono più quelli che fanno indiscrezione, non servono più nemmeno i comunicati ufficiali, le visite mediche, i procuratori. Fate tutto voi. Io ci sono andato 2 giorni fa dal barbiere, se solo avessi saputo mi sarei messo avanti, magari qualcuno è andato lì, non lo so. Di Maria c'ha la faccia di uno che va dal mio barbiere. Avrei chiesto informazioni. Rimango della mia stessa idea, signore. Intanto buongiorno, buon 10 giugno 2022. È venerdì e quindi sappiamo che poi nel weekend un po' più di calma. Però, insomma, vediamo che cosa succede. Chiave mercato, magari qualcosa si muove davvero. Io sono sempre in quella, come vi stavo dicendo. Gli indizi social per me lasciano il tempo che trovano. Allora, questo è clamoroso, devo dire la verità, perché è un vero e proprio video in cui c'è Kostic stesso, in cui il barbiere gli chiede dove vai, dica Juventus, poi nei commenti il barbiere stesso dice sì, mi ha detto che va alla Juve. Mi sembrano, avete presente quando eravamo ragazzini e si giocava a Pokémon e c'erano le leggende metropolitane per andare sull'isola dei numeri, catturare Mew? Me l'ha detto mio cugino perché c'ha un amico che vive in Giappone, in America, invece là succede, là funziona, magari qua non funziona, però me l'hanno detto. Solo che oggi me l'ha detto mio cugino, è il barbiere, che prova a spoilerare il futuro dei calciatori. E non posso fare altro che aggrapparmi a Paul Pogba, dato che un paio di settimane fa abbiamo parlato proprio di questa cosa qui, no? Del barbiere di Pogba che avrebbe detto che sarebbe andato alla Juventus per togliere il commento per poi rimetterlo, insomma. Pogba non è ancora ufficiale alla Juve. E vorrei agganciarmi anche al discorso del documentario di Prime, di Amazon, che uscirà tra qualche giorno, tra 6-7 giorni, e a questo punto diventa davvero plausibile che Pogba possa annunciare lì dentro il suo futuro. Io all'epoca vi dissi, ragazzi, mi sembra tanto in là come data, mancano 2 settimane, tanto un'altra settimana è passata, e ancora ufficialità di Pogba non c'è, quindi a casa mia 1 più 1 fa 2, e quindi questo potrebbe davvero essere un indizio non social, ma potrebbe darci un'idea. Poi oggi è il 10-6, che sono i 2 numeri vestiti da Pogba in maglia Juventus, quindi sarebbe veramente bello un annuncio di Pogba oggi, il 10 e il 6. Però, insomma, aspettiamo, rimaniamo nell'attesa dell'ufficialità, perché, insomma, deve esserci, almeno l'ufficialità di Pogba ci deve essere, perché se non c'è quella poi diventa tutto un problema. E quindi questa di Kostic possiamo metterla in quella direzione, quindi una sorta di coincidenza particolare che potrebbe poi rivelarsi vera, ma che oggi, ragazzi, ha poco fondamento. Vi ho messo il video proprio per darvi l'idea, per farvelo vedere, così ognuno di voi si può costruire la sua. Io sono dell'idea che una roba del genere è troppo debole per costituire un vero e proprio indizio di mercato, però rientra perfettamente in quelli che sono gli indizi social, nel me l'ha detto mio cugino che diventa nel 2022 me l'ha detto il barbiere. Siamo arrivati a questo punto qua. E nel frattempo Di Maria ancora niente, ancora chiacchiere, sento solo 1000 chiacchiere. Di Maria ci siamo rotti, perché da ultimatum a 24 ore, ad ultimatum a 48 ore, a Juventus stanca, ma Juventus che anche ieri ha parlato con Di Maria, a Di Maria che vorrebbe un anno prima a 7 e poi a 9, a Di Maria che sarebbe interessato al Barcellona, che però vorrebbe solo un anno, 2 anni, 3 anni, 4 milioni, 2 milioni. Sinceramente sono un po' stanco e non è che possiamo aspettarlo in eterno questo signore qua. E capisco la Juve che inizia a mettersi avanti con altre trattative, poi io ribadisco, beh, il nome di Berardi non scalda il cuore, mi sembra un po' il discorso che si faceva con Giovinco. Io all'epoca tra l'altro ero uno di quelli che diceva no, però hai visto Giovinco al Parma, che numeri che ha fatto, cosa che poi invecchiando probabilmente inizia a metterti un po' a posto, inizia a capire che non sono solo i numeri, non è solo il fantacalcio che funziona in questo modo, e il calcio è una cosa diversa. E quindi io su Berardi mantengo la mia linea, ma non, io sono anche dell'idea che la Juventus non voglia davvero investire una cifra così alta per Berardi, quindi nel caso lo prenderà con, non lo so, un'occasione di mercato irrinunciabile, perché sennò la vedo molto molto dura. Però Di Maria rimane lì, nel limbo, e noi siamo qua ad aspettare, ed è una cosa che francamente non mi piace. Non mi piace, questo lo devo dire chiaro e tondo, e pensare che addirittura adesso oggi si leggono 9 milioni di euro per Di Maria mi fa ancora più arrabbiare, perché tu non puoi pretendere un anno di contratto a 9 milioni di euro mentre ti vai a fare il mondiale di mezzo e a 35 anni per poi salutare e andare via.
Cioè, non, banalmente, sono tutte cose che vanno direzione anti-Juve. Alla Juve non conviene davvero. E capisco sul serio, capisco seriamente la Juventus che voglia almeno 2 anni di Maria per pagare meno e per averlo in 2 stagioni. E se Di Maria non si muove da queste richieste, io da primo tifoso che vorrebbe vedere Di Maria con la maglia della Juventus, sono anche forse il primo a dire, pensandoci in maniera razionale, sono troppi soldi per troppo poco e per un anno particolare, molto particolare, dove sicuramente non avrà al 100% la testa focalizzata sulla Juventus. Vediamo se cambia idea il Fideo. Non metto in dubbio la sua professionalità, questo lo dico chiaramente, però anche a livello inconscio, certe cose, la gambina prima del mondiale che non ce la metti e magari poi torni dal mondiale con la delusione o magari torni con l'euforia di aver vinto, di aver perso, di non essere stato decisivo, di esserlo stato. Come ragiona poi la mente di un uomo, non è che possiamo fare un testo croce su una roba del genere con tutti quei soldi lì. Quindi se Di Maria continua la sua linea di un anno e continua a quanto pare a fare richieste sempre più elevate senza muoversi nemmeno da un millimetro, sono disposto a scendere dal carro di Maria. Sono ancora sopra, ma sono disposto a scendere dal carro di Maria. Tra l'altro, dimenticavo di dirvi che l'ultima folle idea è quella di tesserare Di Maria per 13 mesi in modo da far scattare il decreto crescita spalmato su 2 periodi di imposte, quindi 12 mesi un anno, 1 mese l'anno successivo, per poi farlo andare via. Quindi un anno di permanenza a 9 milioni, ma con 13 mesi per far scattare il decreto crescita. Madonna, cioè, voi cosa dobbiamo fare? Imboccarlo e pulirgli la bocca dopo averlo imboccato? Se non si muove di 1 millimetro, perché francamente sono nauseato ormai da questa situazione e vedere che si sta facendo veramente di tutto. Lui si sta comunque guardando intorno. Lui non è che sia proprio così desideroso di venire alla Juve, se no, firmiamo. Sei un giocatore della Juve, va bene, ti faccio anche 2 anni. E sembra molto più sulle priorità di Maria piuttosto che priorità alla Juventus. Cosa che invece non dovrebbe fare Alvaro Morata, perché si vocifera addirittura, io qua alzo le mani perché avevo letto di norme, di regole FIFA che entravano in vigore di quest'anno che bloccava un ulteriore anno di prestito, ma a quanto pare no, perché Morata in scadenza 2023 starebbe rinnovando con l'Atletico Madrid fino al 2024 per permettere un altro anno di prestito alla Juventus. Però io facendo due conti, ragazzi, primo anno 10 milioni di prestito e ci stava perché eravamo senza soldi, dovevamo fare qualcosa. Secondo anno altri 10 milioni di prestito, ancora una volta ci stava perché non avevamo soldi neppure l'anno scorso. Quest'anno non so, sembrano esserci un po' più di denari in giro, però un altro anno 10 milioni, altri 10 milioni di prestito, iniziano a essere tanti, iniziano a essere 30 milioni di euro per un giocatore che per l'anno prossimo torna ancora una volta in questo limbo di lo acquistiamo, lo riscattiamo, non lo riscattiamo. Questo servirà sicuramente per dilazionare il costo residuo a bilancio per l'Atletico Madrid, però anche sti cazzi, permettetemi questo francese, nel senso la Juve non è che può fare i conti dell'Atletico Madrid, la Juve presenta un'offerta, se l'Atletico l'accetta bene, se non l'accetta amen, se andiamo a fare un terzo anno di prestito io mi auguro che non sia pagato altri 10 milioni perché sarebbero tanti e lo dico da persona che Alvaro Morata con un'offerta di 15 milioni di euro lo andrebbe a prendere. Lo manterrebbe in rosa nella Juventus. Sono pro permanenza di Morata alla Juve a patto che la cifra per il riscatto sia abbastanza bassa o la cifra per un ulteriore anno di prestito sia comunque bassa. Non possiamo continuare a pagare 10 milioni all'anno per il prestito di Morata per sempre così. Abbiamo fatto un leasing su Morata, cioè praticamente abbiamo noleggiato Morata tipo una macchina, poi lo cambiamo, lo sostituiamo, lo teniamo, lo sostituiamo. Cioè sembra davvero un leasing. Quando uscirà la nuova versione di Morata l'anno prossimo, poi magari o con l'iPhone. Sembra quando, le cose che fai con l'iPhone. Quando esce l'iPhone nuovo, ridò indietro questo iPhone e prendo quello nuovo, mi faccio scalare. Cioè, una roba allucinante. Morata Juventus è una roba allucinante. Cioè, già che l'abbiamo preso il primo anno dal Real Madrid, ma c'era il diritto di recompra. Poi questa volta l'abbiamo preso dall'Atletico, ma è in prestito col diritto di riscatto, ma è alto. Con Morata è un casino sempre, eh. È veramente un casino. E per concludere, una notizia che ci può fregare come no, più che altro io ci sono rimasto male perché Andrea Pirlo, il nostro ultimo allenatore prima di Massimiliano Allegri, avrebbe trovato panchina. Io ero abbastanza convinto di vederlo in Italia e mi avevano anche detto di stare attenti direzione Spezia. Però a quanto pare è a un passo da firmare, devo leggerlo sullo schermo perché non ho idea di che squadra sia, con il Karagumruk,
Karagümrük, squadra turca, dovrebbe avere sede a Istanbul. Ok, non so chi siano, non li conosco. In bocca al lupo a Pirro per questa eventuale nuova avventura e vediamo che cosa sa fare. A me sarebbe piaciuto vederlo in Serie A, mi sarebbe piaciuto rivederlo ancora una volta vicino a noi e per vederlo comunque tutte le domeniche, magari anche andare a giocare contro Andrea Pirlo, vedere cosa poteva essere in grado di fare con una squadra in un campionato competitivo, difficile come quello di Serie A, diversa dalla Juventus. Però, a quanto pare, la strada scelta sarà differente. Ragazzi, io spero di potervi rivedere oggi pomeriggio con un altro video. Tra l'altro, vi dico questo in conclusione, alcuni lo sanno già, ieri su Twitch abbiamo fatto, mi vergogno anche un po' a dirlo, 8 ore e 32 minuti circa di diretta. 8 ore e 32 minuti in cui abbiamo preso la Juventus, abbiamo fatto il mercato della Juventus che si sta leggendo, quindi dei sogni, quello che avevo portato, Koulibaly, Pogba, Di Maria, Raspadori, questi nomi qua, perché gli altri non siamo riusciti a prendere, e abbiamo provato a simulare per vincere la Champions. E l'abbiamo fatto finché non abbiamo vinto la Champions. Ci sono volute 8 ore e 32 minuti, ce l'abbiamo fatta. E non vi dico quanti anni ci sono voluti, perché vi porterò poi il contenuto qua su YouTube, ve lo spezzerò in più video per rendervelo più appetibile. Ma siamo campioni d'Europa. Magari ve la siete persi, ma ieri sera la Juventus, intorno a mezzanotte e mezza, ha vinto la sua terza Champions League.